Celebriamo nella gioia la solennità della trasfigurazione del Signore, che per noi salinari coincide con la festa patronale del Santissimo Salvatore. Fin dai tempi lontani della permanenza dei nostri avi nella città di Barletta, i salinari hanno celebrato in questo giorno il Cristo legato alla colonna, flagellato e coronato di spine. Dalla fine del 1500 il Santissimo Salvatore, eletto patrono dell'allora Reali Salini di Barletta, è stato onorato con una festa grande, la festa dell'intera città. Anche noi, dopo oltre 4 secoli, continuiamo a festeggiare colui che salva e protegge Margherita di Savoia ed ogni figlio e figlia di questa terra. Il Santissimo Salvatore, grande protettore di questa città, rivolga oggi e sempre il suo volto su di noi, stenda la sua mano potente e ci preservi dal male, porga l'orecchio alle nostre suppliche e ci doni ogni bene. Il Santissimo Salvatore, ne siamo certi, ci vede, ci ascolta e ci benedice, ma attende che anche noi lo ascoltiamo. La voce del Padre dirà oggi anche a noi: questo è il Figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo. Buona festa a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, oggi è giorno di festa per la Chiesa che contempla il suo Signore trasfigurato, risplendente nella gloria del Padre. Oggi è giorno di festa per l'intera città che si raccoglie intorno al Santissimo Salvatore, fondamento della sua fede e pietra angolare della sua comunità. Rivolgiamo i nostri occhi a Lui, lasciamoci scrutare nel profondo del suo sguardo di misericordia e imploriamo il perdono per i nostri peccati. Perdonare, a me la mia
Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del Cristo Signore hai confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge e dei profeti e hai mirabilmente preannunziato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio per diventare coeredi della sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il profeta Daniele, con immagini forti, ci descriverà l'ebbrezza della visione di Dio. Anche noi, nella preghiera e nell'ascolto del Figlio diletto, potremo partecipare alla visione della presenza di Dio nella storia della nostra vita. Dopo aver contemplato la gloria divina che splende sul volto di Cristo, siamo invitati a scendere dal monte per essere testimoni di quanto abbiamo udito, veduto e contemplato. Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva
e usciva dinanzi a lui. 1000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Lettera di San Paolo, di San Pietro Apostolo. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce della maestosa gloria: questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte, e abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino,
Parola di Dio. E salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Lodato Gesù Cristo. L'episodio della trasfigurazione sul Monte Tabor ha un significato particolare, soprattutto non solo nella vita di Gesù, ma direi soprattutto nella vita dei discepoli, perché Gesù in qualche maniera vuole rassicurare, rasserenare i suoi discepoli quando si ritroveranno su un altro monte, che è il Monte Calvario, come per dire: non abbiate paura, quel Signore che vedrete inchiodato sulla croce è quello che avete visto sul Monte Tabor quando si è trasfigurato dinanzi a voi,
e ha presentato, come dire, la sua natura divina. Quindi sia il Calvario e prima ancora il Tabor hanno Dio per autore, e il Calvario deve essere letto non come una sconfitta, ma come la testimonianza del profondo amore che Dio ha verso tutti gli uomini. Con la tua croce hai vinto il mondo. Però, vedete, c'è una particolarità. Io credo che ci sia una parola che dia senso un po' a questa pagina del Vangelo che abbiamo poc'anzi ascoltata, e quella cioè di questa voce, no? Che gli apostoli odono, la voce del Padre che certifica e dice: questo è il figlio mio, l'eletto, nel quale ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Dovremmo chiederci quanti di noi ascoltiamo veramente il Signore. Perché io penso, il fatto che voi siete qui in chiesa, non ho nessunissimo motivo o dubbio per dire che siete tutti dei credenti. Ma bisogna vedere se siamo dei discepoli. Perché di solito il credente usufruisce delle grazie del Signore, perché nella sua generosità il Signore fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e non fa differenza. Ma il problema è che quell'ascoltatelo è un invito a fare un ulteriore passo in avanti. Significa in qualche modo andargli dietro, imparare come si vive secondo Dio e assecondare il comando che Gesù ha dato ai suoi discepoli: fate nel mio nome discepoli tutte le genti. Cioè, quell'ascoltatelo ci investe, ci dà un compito che in noi deve essere una testimonianza. Noi non siamo soltanto chiamati a dare spiegazione delle scritture, ad esempio, noi dobbiamo dare compimento alle scritture, e questo avviene nella misura in cui tu ascolti, cioè interiorizzi ciò che il Signore ti dice e lo traduci in uno stile di vita. Il problema, vedete, qual è che il discepolo deve accogliere la volontà di Dio e deve in qualche maniera, ecco, modellare sulla volontà di Dio la propria volontà. Ed è questo il punto. Il Signore è poco ascoltato perché è uno di quelli che ha detto, no? Che la tua destra, ad esempio, non sappia ciò che fa la tua sinistra. In un mondo dove tutti vogliamo essere protagonisti, preti compresi, in un mondo dove noi abbiamo la necessità di affermarci, il difficile non è essere protagonisti, è difficile essere uomini. E quando tu sei chiamato ad essere uomo, cioè ascolti il Signore, capisci che essere uomini o l'essere uomini si connota, si nutre di piccole cose, di piccoli gesti, no? Quei gesti che Gesù ha tanto benedetto, ha tanto raccomandato: l'umiltà, la pazienza, la mitezza, gesti che noi incontriamo continuamente nell'ordinario, nel quotidiano della nostra vita. Perché il bene, vedete, è alla portata di tutti, perché tutti possano compiere il bene e possano, compiendo il bene, ascoltarlo. Difficile essere uomini, perché uomini si diventa, uomini non si nasce. È facile essere protagonisti, basta dire delle fesserie, combinare delle fesserie, fare delle stupidaggini. E poi alla fine, ma non è questo il discepolato, non è questo ciò che il Signore chiede a ciascuno di noi. Il Signore chiede un profondo impegno con lo stile di chi vive in profonda umiltà, sapendo che è giusto che la tua sinistra non sappia ciò che fa la tua destra. Perché se noi non ci sintonizziamo su questa frequenza d'onda, noi il Signore non lo ascolteremo, ci crederemo in Lui. Apprezzeremo il personaggio, ma il suo insegnamento, la sua canzone, non l'ascolteremo mai. Ed è per questo che noi non ci trasfigureremo mai. Anzi, per molti versi, senza accorgercene,
corriamo il rischio non di trasfigurarci, di sfigurarci. Allora c'è da chiedersi, chi è colui che, ad esempio, non ascolta? Io credo che sono coloro che, ad esempio, sono prevenuti nei riguardi degli altri. Sono coloro che vivono, ad esempio, nel pregiudizio. Quando tu vivi nel pregiudizio, difficilmente tu ascolti gli altri, anche se tu hai le tue buone ragioni. Però vedete, è più vicino alla verità l'ignorante che chi vive nel pregiudizio. Perché chi vive nel pregiudizio non ascolta, ascolta soltanto se stesso. E noi siamo pieni di pregiudizi. Non ci fidiamo delle persone, non accogliamo le persone, facciamo dei confronti. E guardate, colui che vive nel pregiudizio addirittura vive l'illusione di conoscere le persone. Perché se tu non ascoltando non attingi nulla di buono dalle persone, cioè dimostri in maniera saccente di conoscere le persone ma in realtà non le conosci. Perché per conoscere le persone come per conoscere Dio ci vuole del tempo. Ci vuole 1, 2, 3, 4, 5 anni, ci vuole una vita. E l'incapacità di ascoltare anche le ragioni altrui e di agire avendo soltanto come metro di azione il proprio giudizio, la propria valutazione, ti porta a chiuderti davanti di fronte agli altri e a privarti di una delle più belle esperienze che la vita possa mai offrirti, che è quella di relazionarti con Dio e con gli altri. Chi vive così si isola e non può pretendere di ascoltare e di gustare la vita. Trasfigurarsi significa proprio questo. Avete sentito che Gesù a un certo punto nel Vangelo aveva preso con sé Pietro, Giacomo e Giovanni ed era andato su un alto monte. Attenzione, non pensate che siano chissà quali monti, quali montagne. Il Tabor è poco più che una collina. Però il monte richiama che cosa? La salita. E la salita è sinonimo di fatica. Perché ascoltare è difficile. Ascoltare è un sacrificio. È più facile parlare e dire chiacchiere a vanvera che ascoltare. Ecco perché il Signore insiste in quella voce e dice ascoltatelo, non limitatevi ad essere dei credenti, ma ascoltatelo, cioè modellate la vostra vita sulla sua vita, prendetelo a mo' di esempio, lui è il centro della nostra vita e senza di lui, secondo le sue parole, nulla noi siamo, ma è fondamentale ascoltare. E voglio concludere. Il parlare presuppone l'ascolto, perché è bene che stia zitto chi non sa ascoltare. È bene che stia zitto chi non sa ascoltare. Quando Gesù guarisce il sordo muto, prima di guarire questo uomo dall'essere muto, lo guarisce, come dire, dalla sua sordità. E quando compie quel miracolo, a un certo punto Gesù emana un sospiro. Effatà. Sembra quasi in quel sospiro leggere la fatica che il Signore impiega per farci capire una cosa così semplice. Che prima di parlare bisogna imparare ad ascoltare. Perché siamo pieni di noi stessi, anche noi preti. Siamo pieni di noi stessi, bisogna imparare ad ascoltare. Questo è il figlio mio nel quale io ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Sia lodato Gesù Cristo.
Ci mettiamo in piedi. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera al Santissimo Salvatore che oggi contempliamo nella luce della trasfigurazione. Con fede domandiamo vita e salvezza per noi e per tutti. Diciamo: Gesù Salvatore nostro, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, perché mostri al mondo il vero volto di Cristo, senza offuscarlo con le proprie infedeltà, preghiamo. Gesù Salvatore nostro, ascoltaci. Per il Santo Padre Francesco, il nostro Vescovo Leonardo, i presbiteri e i diaconi del nostro Paese, perché il Signore doni loro la forza di seguirlo nei momenti di luce, ma anche nell'ora della prova, preghiamo. Gesù Salvatore nostro, ascoltaci. Per quanti amministrano il nostro Paese, perché il Santissimo Salvatore li benedica con la luce del suo volto, perché servano con dedizione e generosità l'intera comunità salinara, preghiamo. Gesù Salvatore nostro, ascoltaci. Per gli ammalati, i poveri, gli emarginati, icona del Cristo umiliato e sofferente, perché siano sostenuti e confortati dalla certezza che anche per loro giungerà il giorno in cui il dolore sarà trasfigurato in gioia. Preghiamo. Gesù Salvatore nostro, ascoltaci. Per noi salinari, radunati in assemblea liturgica per la festa patronale, perché l'amore che ci lega al Santissimo Salvatore ci aiuti ad ascoltarlo e seguirlo in ogni momento della nostra vita. Preghiamo. Gesù Salvatore nostro, ascoltaci. Signore Gesù, nostro Salvatore, accogli le preghiere che con fiducia ti abbiamo rivolto nel giorno glorioso della tua trasfigurazione. Noi abbiamo invocato con fede il tuo nome santissimo e tu, secondo la tua promessa, colmaci di ogni benedizione. Tu che vivi e regni glorioso nei secoli dei secoli. Amen.
uscito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica queste offerte, o Padre, per il mistero della trasfigurazione del tuo unico Figlio, e rinnovaci nello Spirito con lo splendore della sua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E con è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Dinanzi ai testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la Sua gloria e nella Sua umanità in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare i Suoi discepoli a sostenere lo scandalo della croce e anticipare nella trasfigurazione la meravigliosa sorte della Chiesa, suo mistico corpo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, senza fine cantiamo l'inno della tua lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Il mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e
in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Leonardo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, la libertà dei figli, diciamo insieme. Pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità in pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con la tua spirito. Scambiatevi il dono della pace. Thank you.
invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
con affetto e stima Padre Alberto, Padre Vincenzo, Diacoli Pierino Nicola, tutti voi comunità della parrocchia Domorata, saluto i sanguinari non residenti, gentili ospiti in vacanza. Questa è la festa della nostra città, festa del Santissimo Salvatore, e affidiamo a Lui tutte le nostre personali intenzioni, affidiamo a Lui le nostre famiglie per l'intercessione della Vergine Maria, affidiamo i giovani, affidiamo coloro che sono ammalati, affidiamo coloro che vivono la precarietà del lavoro o la mancanza di lavoro. Che il Signore Gesù, attraverso Maria, dia forza, coraggio e consolazione. E adesso vorrei dire questo: questa sera abbiamo alle ore 19 pontificale presieduto dall'arcivescovo, subito dopo la Santa Messa, poi la processione per le vie della città. Noi già da qualche anno abbiamo posto in essere questa esperienza della luce dona la luce, cioè invitando a portare il cielo come era nei tempi andati durante la processione, e vi invito a partecipare alla processione dando una libera offerta secondo il vostro cuore, permetteremo alla Caritas di aiutare chi ha bisogno di pagare le bollette di luce e soprattutto di gas nell'inverno che arriva. Quindi chi volesse prendere il cielo, portarlo in processione, che sarebbe un bel gesto, fuori trova un'incaricata, come anche in Quaresima e una parte del tempo di Pasqua, nelle famiglie dove ha sostato l'icona del Santissimo Salvatore, ad ogni famiglia abbiamo dato il volto del Salvatore, quel volto veramente tenero e misericordioso, stampato su un su plexiglass, cioè su un sostegno in plexiglass. Chi lo volesse lo può prendere anche fuori, c'è l'aura incaricata. Vi è stata data l'immaginetta del Santissimo Salvatore con la preghiera di quest'anno. Ogni anno, in base al tema, noi poi formuliamo una preghiera. Quest'anno abbiamo centrato la novena, l'anno pastorale, sull'immagine, sull'icona di Gesù che cammina con i discepoli di Emmaus. Gesù cammina con noi, questa è la nostra certezza, è la nostra gioia. Adesso vi viene data l'immaginetta a tutti. Qui l'avete avuta? Un piccolo courage, ecco, sì. Tre, date di là. No, la recitiamo adesso la preghiera. Adesso viene data a tutti un po' di pazienza, in ogni modo ci mettiamo in piedi e la recitiamo tutti insieme. Noi e te, Santissimo Salvatore, siamo da secoli una cosa sola. Senza di te non ci sarebbe la comunità dei sanguinari, la nostra città che oggi si chiama Margherita di Savoia. Sei la nostra origine, Santissimo Salvatore. Insieme a te i nostri padri hanno ricostruito questa casa comune. Sei la nostra storia, Santissimo Salvatore. Insieme a te abbiamo vissuto gioie e dolori, condiviso fatiche e speranze. Sei il nostro presente, Santissimo Salvatore, sei sempre al nostro fianco per proteggerci. La porte delle nostre case, i nostri volti sono sempre grazie a te. Sei il nostro futuro, Santissimo Salvatore, se guardiamo i tuoi occhi di misericordia, intravediamo giorni di bene per questa città. Sei la nostra forza, Santissimo Salvatore,
insieme a te i sanguinari di ogni tempo superano ostacoli, avversità e sofferenze. Sei cuore di questa terra, Santissimo Salvatore, tu continui ad amarci anche spesso, di voltarti le spalle e di rinnegarti. Accogli il nostro povero amore, Santissimo Salvatore, e donaci la grazia di rimanere sempre legati a te, perché solo in te troveremo gioia piena, libertà vera, pace duratura e ogni benedizione. Vorrei ringraziare anche Ruggero Pongi, canali 116 e 190 e digitali, che hanno permesso la visione, specie agli ammalati, di questa celebrazione. Bene, il Signore benedica tutta la nostra città. Buona festa a tutti. Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto, Padre, ci trasformi in immagine del Cristo che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Chinate il capo e ad ogni invocazione rispondete Amen. Il Signore Gesù Cristo sia accanto a voi per proteggervi. Sia dinanzi a voi per guidarvi, sia dietro di voi per difendervi. Rivolga su di voi il suo sguardo, vi assista e vi benedica. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.